E bella a tutti ragazzi, sono Gamer Joe e bentornati su un nuovo video, una nuova serie di Brawl Stars. Questo fantastico gioco che sta spopolando nel mondo, anche se la sua data di rilascio risale un anno fa, mi sembra al 2017. Ma qui da noi in Europa è stato rilasciato nel dicembre del 2018. Ma bando alle ciance e andiamo subito in game. Devo ammettere che sto giocando molto di più a questo gioco rispetto che a Pokémon. Infatti lo si vede nettamente dalle mie coppe 5566. E il prossimo obiettivo sono certamente le 6000. Come prima cosa potete vedere che ho shoppato la skin di Bull che era nel negozio addirittura scontata, questa nuova skill di Bull Quarterback. Con il suo vestitino ragazzi da rugby, veramente bellissima questa skin. Come vedete potrei potenziare il mio Bull a livello 7, solamente che vedete non hai abbastanza monete, al momento io ne ho solamente 99, quindi non possiamo potenziare sicuramente nessuno con quelle monete lì. Vediamo un attimo i miei brawler, vedete che ho Shelly al livello 7, Nita al 6, Colt al 7, Bull al 6, Jesse al livello 8 ragazzi, questa qui l'ho portata a livello 8 con 422 coppe al grado 18. Jesse è veramente una bomba quando colpisce perché sparando verso un avversario può colpire anche gli altri, quindi i suoi colpi rimbalzano. Veramente forte, dovrò portarla al grado 20 sicuramente. Poi continuiamo, abbiamo Brock livello 7, anche questo potrei portarlo all'8, ma vedete 800 monete, dobbiamo risparmiare un po'. Poi abbiamo Dynamite a livello 5, Bo a livello 8, che anche con questo brawler mi trovo molto bene, infatti vedete grado 17, 392 coppe. Non vedo l'ora di potenziarlo a livello 9 perché l'abilità stellare di Bo è veramente fenomenale. Poi abbiamo il primo al 7, Bombardino al 5, Pocio al 5, Stecca al 5, Beryl livello 3, Penny al 7, anche con questo brawler mi trovo molto bene, Piper al 4, Pam al 6, Frank al 7, Mortis che mai usato, infatti vedete 134 coppe, non riesco a giocare con questo brawler, forse dovrei potenziarlo un po', ma non ho le sue carte, infatti è a livello 1, però non mi trovo bene con questo personaggio. Poi abbiamo Tara a livello 2 e Leon a livello 7. Al momento vedete che ho solamente un leggendario. Gli unici brawler che mi mancano sono i due leggendari. Vedete qua Spike e Corvo. Andiamo in game, vediamo qua cosa abbiamo. Nita, molto buono. Lì abbiamo una mega cassa a 60. Intanto lasciamo così. Andiamo subito in game e io direi di iniziare con una bella rapina. Però mettiamo il primo. E let's go! Speriamo ci va di bene, che non ho voglia di perdere coppe, ragazzi. Colt, vediamo, sì, più o meno una buona squadra. Vediamo come andrà. Abbiamo Nita. Scappa. Dovrei prendere l'ulti per andare a spazzare la loro cassaforte. 84 di vita. Che sclero quando rimane così. Qua abbiamo Nita. Seccata. Abbiamo l'ulti, ok, abbiamo l'ulti ragazzi. Difendiamo e dopo attacchiamo. Ok,
Però non posso difendere solo io, dove sono gli altri? For pain and for glory. Andiamo qua sul lato. Andiamo a avventarci sulla cassaforte. Dai, 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 dai. L'abbiamo tolto parecchio. Però se i compagni, vedete, vedete? Non c'è nessuno qua in difesa. Oh! Era in attacco, stecca, e ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Ah, l'altro stecca era di livello 9. Guardate i livelli, ragazzi. Il nostro Colt addirittura al 6. Ma ce l'abbiamo fatta, non so come. Bene così, gettone stella, più 5 trofei. E bene, bene, bene. Ok, perfetto. Ora direi di passare ad Arraffa Gemme. Ma vediamo con chi giocare. Sarei tentato di prendere Penny. Ma sì, dai, andiamo con Penny, ragazzi. Proviamo Penny o altrimenti Jessie, solamente che ho 422 trofei, quindi mi dovrebbe trovare giocatori abbastanza forti, di addirittura livello 10, e la mia Jessie è di livello 8. E allora sapete cosa faccio? Io mi prendo Pam. Andiamo con Pam. Let's go! Arraffa Gemme. Vediamo. Qua in mezzo non c'è nessuno, ci prendiamo le prime due gemme. Bravo, prendete anche quella. Fatto fuori. Abbiamo quel Mortis qua. Da solo scappare, ma l'abbiamo fatto fuori. Molto bene. Molto bene. Piazziamo la nostra torrettina salute lì. Almeno non ce la possono colpire lì dietro. Abbiamo un raggio veramente che arriva a chissà dove. Che morto qua, andiamo a prendere le gemme. Aia, aia, non ci ha preso, che culo. Frank, fatto fuori, dai, ce ne manca una. Ce ne manca una, ragazzi. E spawna, eccola lì. Eccola lì, attenzione a Corvo. L'ha presa Mortis, eccola qua. 10. Difendiamo, difendiamo, raga, difendiamo. E bam, vittoria, più 5. Perfetto, vedete, tutti livello 6. Il loro Mortis era a livello 8 addirittura. Bam, gettone stella. Mi sembra che ce ne manca soltanto uno. Eravamo a 8, esattamente. Ancora un gettone stella. Così abbiamo due casse da aprire lì. Abbiamo Foot Brawl, che non mi trovo abbastanza bene con questa modalità. Io direi allora di andare con una sopravvivenza, ragazzi. Concludiamo con una sopravvivenza e andiamo, vediamo, vediamo, con Bull. Giochiamo con Bull in versione rugbista e partiamo! Bam! Attenzione che sopravvivenza è stupenda come modalità, però è abbastanza complicata. Cerchiamo di prenderci subito più power up possibili. Non andiamo al centro perché ci saranno un casino di camperoni, diciamolo così. Vedete lì in mezzo, infatti qualcuno sta già prendendo. Qua abbiamo, attenzione, uno l'abbiamo preso. Scappiamo. Qua sopra c'è un El Primo. Siamo a 4 power up. Bene così. Tutta questa erba. Attenzione che... Olè!
un casino di gente che si imbosca, camperoni. Primo, ma vediamo. Sotto c'è Shelly. Qua abbiamo un bull. Ce la prendiamo noi, siamo a 6. Sei personaggi ancora, sei brawler. Attenzione Anita qui sotto. Vedete che è assurdo. Ragazzi si imboscano, camperano proprio e saltano fuori all'ultimo. Veramente. Vedete adesso dobbiamo arrivare almeno a 5, alla quinta posizione. Questi due qua mi sa che hanno fatto comunella. Attenzione che non ci salti qualcuno fuori dal mezzo. Sicuramente c'è qualcuno all'interno che ci farà un assalto, un agguato. Bene, siamo rimasti in 3. Vedete lì sotto, li lasciamo spaccare e noi saltiamo all'ultimo contro finale. Vitto ragazzi, vittoria, 7 coppe. Bene così, grandissimo Bull. Ottimo, ottimo, veramente. Complimenti a Bull. Stiamo arrivando a 5600 coppe, ragazzi. Guardate lì, ce ne mancano poche, eh? Siamo quasi lì. Le 6000 si avvicinano. E quindi ragazzi, direi che un po' di coppe le abbiamo fatte molto bene, direi che per oggi possiamo fermarci qui. Spero tanto che questo gioco vi piaccia così da iniziare una nuova serie sul canale. E quindi ragazzi, a me non mi resta che salutarvi e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like e ad iscrivervi al mio canale. Scrivetemi sotto nei commenti quante coppe avete voi su Brawl Stars. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!